bene, ancora buona domenica, grazie a Remo Bertinelli, a Dino Cecconi, bentornati tutti. Noi ripartiamo con il nostro A Sua Immagine giornale. Ogni settimana decine di migliaia di persone ricevono un grande aiuto per la loro preghiera. È A Sua Immagine giornale, l'unico con i commenti dei vescovi italiani al Vangelo del giorno. A un passo da possibile, a un passo da te. Abbonati gratis. Vai su www.asuaimmagine.rai.it. Clicca su giornale e segui le istruzioni. Lo troverai ogni venerdì nella tua casella di posta elettronica. A Sua Immagine giornale. E l'applauso come sempre va al vescovo che in questo periodo sta scrivendo i commenti, cioè Monsignor Paglia, il vescovo di Terni, commenta al Vangelo di ogni giorno. Parlando di Monsignor Paglia, poi vi segnalo anche un libro dove c'è anche un suo intervento, ma non solo, anche di altri, come per esempio Don Dario Edoardo Viganò e poi intervista a Franco Battiato e tanti altri, Alessandro Dalatri e altri, sul rapporto fra il cinema e il Vangelo. Tra cielo e terra, questo libro a cura di Arnaldo Casai, uscito proprio in questi giorni. E poi un saluto ai nostri ospiti, a cominciare da Monsignor Vittorio Nozza, direttore di Caritas Italiana, in una puntata che racconta la Caritas, anche perché sono 40 anni dalla nascita. E poi un saluto a Monsignor Domenico Pompili, portavoce della Conferenza Episcopale Italiana, che da oggi e per tutto il tempo di Avvento commenterà, di Avvento e poi anche per Natale commenterà l'Angelus del Santo Padre. Sarà opportuno forse più tardi anche dire cosa vuol dire Avvento, no? Questa parola che abbiamo già usato prima, ma che è bene sempre non dare mai nulla per scontato. Allora, parlando di Caritas, siamo tornati a Catania, il nostro regista Gabriele Caruba, e adesso guardate questo servizio nuovo al quale si rivolgono quelle persone che hanno perso una casa perché magari non potevano più pagare il mutuo. La Caritas e la casa a Catania. Noi facciamo tante telefonate, siamo anche riusciti a trovare una stanza senza bagno. Purtroppo anche questa stanza senza bagno ci viene rifiutata, anche se sono 100-150 euro mensili. Non sappiamo momento in cui... E mi tocca con me, mia moglie e i miei figli dormire in macchina. Questo è lo sportello di mediazione abitativa in cui si offre un aiuto alle persone che si trovano in stato di disagio. Si presta un'opera di vero e proprio accompagnamento e di orientamento nella ricerca di un immobile da locare. Spesso è difficile superare la diffidenza dei proprietari degli immobili e quindi sarebbe opportuno che sensibilizzasse soprattutto i proprietari degli immobili. Ci dormo io, questo è il mio posto e qua c'è un altro posto che è libero. Ci troviamo qui al gruppo appartamento, non è altro questo qui che è l'ultimo step di un lungo percorso che le persone che vengono alla Caritas fanno. È una casa dove loro iniziano a partecipare anche alle spese. Sono persone che sono riuscite a trovare il lavoro attraverso i nostri centri, quindi è una sorta di conquista che è venuta fuori grazie a un percorso dove al centro di questo percorso sono proprio loro. Signor Nozza, io vorrei commentare quello che abbiamo visto. Lascio a lei ovviamente la parola. Mi ha colpito l'attenzione, ma anche la professionalità, il cuore e la mente, diciamo, di questi operatori. Ma c'è da dire che più di una Caritas diocesana sta su una tematica, una problematica, quale è quella dell'abitare, e ci sta in maniera, direi così, da una parte con molta semplicità, con molta carica
che li rende capaci di relazione, di ascolto, di individuazione di quelli che sono i bisogni portanti, e se non si risponde a quelli difficilmente poi diventa strumento di risocializzazione, di ricollocazione di queste persone in un vivere ordinario. 15 giorni fa mi trovavo a Voghera e una cosa simile a questa, a Voghera hanno inaugurato, diremmo così, una triplice tipologia di opportunità abitativa, un grande edificio di un istituto religioso, la partecipazione della Caritas diocesana, l'ente pubblico, comune, provincia, un po' di soldi provenienti dall'8 per mille della Chiesa in Italia, hanno fatto sì che questa vecchia struttura rimessa a nuova diventasse innanzitutto risposta per una decina di persone senza dimora, quindi 10 posti letto, un secondo passaggio il monolocale, una decina di monolocali per persone che in pratica sono entrate nell'opportunità di risocializzarsi, per arrivare a un 7-8 appartamenti bilocali in pratica, dove a chi è ospitato viene chiesto anche il giusto riconoscimento, visto che magari è riuscito a recuperare lavoro. Ecco, non è tanto e solo una risposta puramente materiale, ma sono passaggi attraverso i quali, a piccole opportunità messe insieme, si dà modo alle persone di ritornare ad essere parte viva e responsabile del loro cammino di vita. E gli operatori di per sé non sono immobiliaristi, non hanno questo compito, non hanno, diremmo così, il ruolo di architetto o di ingegnere, quanto invece di persone che leggono il bisogno e sanno accompagnare a trovare poi soluzioni diverse. Volevo dire, Monsignor Nozza, che sono arrivate tantissime mail, messaggi sul blog, alcuni pensieri li stiamo leggendo sulla nostra casa, su Immagine, mentre noi parliamo, però ci sono anche delle domande. Per esempio le rivolgo questa da parte di Pierluigi. Dice Pierluigi: mi risulta che le spese di gestione e amministrazione della struttura Caritas ammontano al 20%, mentre per altri enti circa l'80% dei fondi. Vorrei sapere se questa informazione è vera. Ma innanzitutto c'è da tenere presente, diremmo, i diversi livelli: Caritas italiana, le Caritas diocesane, le Caritas parrocchiali. Si sta dentro un mondo molto variegato e molto contenuto da un punto di vista dei costi. Per quanto riguarda Caritas italiana, si aggira il costo complessivo, che non è tanto e solo quello dell'intervento, del progetto, ma progetti formativi, coordinamento, gruppi nazionali, convegni, formazione, accompagnamento delle delegazioni regionali, sì. Sta attorno ai 9, 10, al massimo 11% dei costi. Quindi ancora meno di quello che il nostro telespettatore scriveva. Lui diceva il 20% a fronte dell'80% di altre realtà, invece lei dice sotto il 20%. Per quanto riguarda Caritas italiana, no, è di al di sotto, a volte del 9, del 10, dell'11%, non va oltre questo costo. E questo a fronte di servizi che vorrei enumerare: 806 iniziative anticrisi attivate in 203 diocesi, 580 centri di erogazione per beni primari, 106 mense, 78 servizi residenziali, 68 fondazioni anti-racket, anti-usura, 191 osservatori diocesani sulla povertà, 66 centri di ascolto e poi, per immigrati, e poi 3.000 centri di ascolto per i bisogni immediati. Sì, dicevamo già prima, queste 14.500 opere delle chiese diocesane in Italia è frutto del censimento, fatte emergere dal censimento ultimo che abbiamo presentato in assemblea della CEI. Dentro questo ci sono gli strumenti più propri delle Caritas diocesane, i centri di ascolto diocesani, parrocchiali, interparrocchiali, decanali, azionali, a seconda di come sono, gli osservatori delle povertà e delle risorse, le Caritas parrocchiali, i servizi, quegli 806 servizi, sono servizi che le chiese diocesane hanno saputo far esprimere, far emergere, in modo particolare durante questo periodo di 3-4 anni di crisi economica. C'è
di tutto e di più, ma in senso anche molto bello, creativo, innovativo, rispetto ai precedenti abbondanti servizi che le chiese locali, le chiese diocesane, attraverso le Caritas e altre entità, hanno saputo maturare nel tempo e anche in questa ultima crisi economica. La interrompo soltanto finanziaria. Per andare a San Pietro, perché si sta affacciando in questo momento il Santo Padre, il primo Angelus d'Avvento. Andiamo lì e torniamo tra poco. Cari fratelli e sorelle, oggi iniziamo con tutti.